E buongiorno da Barletta, alle mie spalle il Palazzo del Governo, la sede della Prefettura della provincia Barletta-Andria-Trani, dove è in corso la conferenza stampa del Ministro Luciana Lamorgese e dei vertici delle forze di polizia a conclusione di una giornata molto intensa di visita istituzionale che ha visto la inaugurazione innanzitutto della nuova questura di Andria, la questura della provincia BAT, della sesta provincia pugliese, attesa da ben 17 anni dall'istituzione stessa del 2004 di questa provincia, nuovo presidio dunque sul territorio che si accompagna agli altri presidi di legalità che sono stati inaugurati oggi dal ministro Lamorgese, a Trani il comando generale provinciale dell'arma dei carabinieri, a Barletta stessa il comando provinciale della guardia di finanza. Durante la conferenza stampa i vertici della polizia hanno posto l'accento sull'aspetto del controllo del territorio che viene rafforzato dunque tangibilmente da queste nuove sedi che non sono solo simboli istituzionali, quanto ha detto anche il ministro Lamorgese prima che appunto andassimo in diretta, intanto sta continuando a parlare durante la conferenza stampa, 880 le unità che saranno impiegate nel controllo del territorio, un territorio che come parecchi gridi d'allarme anche della magistratura e delle forze di polizia stesse, sta vivendo una nuova recrudescenza del fenomeno criminale che si sta permeando il tessuto sociale di questa provincia. La magistratura con la procura di Trani aveva gridato all'allarme sociale proprio perché ha una sottovalutazione del fenomeno e oggi anche il procuratore nazionale dell'antimafia Federico Cafiero De Rao ha posto nuovamente l'accento su questa urgenza sociale. Ascoltiamolo. Importantissimo porre dei presidi fissi in questo territorio. La quarta mafia è diventata una mafia particolarmente forte, che è presente da oltre 50 anni e che è stata confusa con una normale banda criminale, e tale non è. La gente ha bisogno delle divise sul territorio, i presidi rappresentano la prima presenza dello Stato, poi occorrono cinema, teatri, cultura, tutto ciò che fa cambiare il corso della cultura di questo territorio. La BAT, lo ricordiamo, è tra le prime 10 province d'Italia per permeabilità criminale secondo i dati Eurispes e dunque anche per l'indice di criminalità ai primi posti per esempio per furti d'auto e per denunce per associazione a delinquere di stampo mafioso. L'auspicio delle forze di polizia del ministro Lamorgese è che questo primo passo segni una inversione di tendenza. Linea allo studio.